Prova. Il comitato centrale del Partito Socialista Unitario Tedesco sa. Prova, sa. L'audio è a posto. D'accordo. Allora, quando vuoi. Motore, 3, 2, 1. Berlino. Vai pure. Berlino. Questa mattina, durante una riunione straordinaria del Comitato Centrale del Partito Socialista Unitario, il segretario generale, nonché il presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Democratica, compagno Erich Honecker, con un esemplare atto di solidarietà, ha accordato l'ingresso nel nostro paese ai cittadini della Repubblica Federale che da mesi vivevano esiliati nelle ambasciate di Budapest e Praga. Honecker ha dichiarato che siamo in presenza di una svolta storica nelle relazioni con l'Ovest. Ha inoltre garantito agli immigrati una copertura iniziale di 200 marchi. La disoccupazione, le scarse prospettive per il futuro, il crescente favore di cui gode il Partito Repubblicano di stampo neonazista hanno spinto numerosi cittadini della Repubblica Federale, profondamente smarriti e disgustati, a voltare le spalle al sistema capitalista e a cercare asilo in un paese nel quale vivere più dignitosamente. Ecco i parcheggi messi a disposizione dei nostri nuovi concittadini. Per il momento i profughi sono stati raccolti nei quartieri del centro e nei complessi popolari di Friedrichshain. Inoltre, il partito, in seguito al manifestarsi di questo fenomeno imprevisto, ha varato l'iniziativa umanitaria Solidarietà per l'Ovest, allo scopo di assicurare a tutti i nuovi arrivati una sistemazione dignitosa. Sono già. Devo ammetterlo, ormai il gioco mi aveva preso la mano. La Repubblica Democratica che stavo creando per mia madre assomigliava sempre più a quella che avrei potuto desiderare io. Tutti i concittadini che sono disposti ad accogliere temporaneamente un profugo dell'Ovest possono rivolgersi al proprio delegato politico.